torna in campo domenica la Vanoli Cremona dopo la bella e importante vittoria su Brindisi. La prossima avversaria è la Fiat Torino, squadra che era partita con ben altre ambizioni, come ricorda coach Sacchetti in conferenza stampa. È una piazza a cui sono legato perché ci ho giocato e ho anche allenato. Andiamo a incontrare una squadra che sulla carta è sicuramente potenzialmente una buonissima squadra, ha avuto un po' di problemi durante la stagione, però noi abbiamo sempre guardato al nostro e dobbiamo cercare, come dico sempre, di cercare di esprimere un po' la nostra pallacanestro con quell'intensità che abbiamo messo nel secondo tempo contro Brindisi, perché poi specialmente fuori casa è difficile cercare di passare, di vincere senza avere un'intensità adeguata. Una squadra fisica profonda, non c'è niente da scoprire. È logico che sono passate attraverso traversie di giocatori, allenatori, società, non è stata una bella annata per loro. Teniamo sicuramente a cercare di vincere la partita, al di là che siamo qualificati per i play-off, che è sicuramente un traguardo importante. Fissiamo l'obiettivo su Torino e basta. Questa è la parte importante, che noi dobbiamo essere consci della nostra forza, della nostra abitudine durante la stagione. Tra gli ex, Stojanovic, che sicuramente cercherà di mettersi in luce per dimostrare il proprio valore alla società piemontese, che non aveva creduto in lui. Beh, sicuramente vorrà dimostrare di essere un giocatore importante, in cui si erano fatte delle scelte all'inizio campionato sulle scelte del vecchio allenatore, che voleva una squadra diversa in un altro modo, e lui non faceva parte di questo gruppo. È logico che quando uno arriva da un posto che c'è stato vuole sempre dimostrare qualcosa, delle scelte che possono essere sbagliate, ma questo qui è umano e fa proprio il carattere del giocatore.